L'ospedale di Chieti è pronto a ripartire grazie alle tecnologie robotiche. Commenta così la sua nomina Liberato Aceto, da ieri direttore dell'unità complessa di chirurgia generale oncologica dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti. Sulle prospettive del nosocomio teatino Aceto non ha dubbi. Chieti, l'ospedale di Chieti in particolare, ha grandi professionalità in tutti i settori e ha anche dotazioni e risorse importanti. Faccio l'esempio, il robot Da Vinci, che è un sistema che consente di operare con estrema precisione in tutti i settori, non solo della chirurgia generale, e che consente anche di fare interventi spingendosi oltre certi limiti, perché si arrivano in regioni molto piccole, più difficili da curare e da trattare solo con la chirurgia. Poi c'è anche la laparoscopia e anche altre tecniche che consentono di offrire una risposta in tutti i campi, ma soprattutto di dare chance e possibilità che molti pazienti nel passato hanno cercato altrove. Io mi auguro che questo si possa verificare e che ciò sia per i cittadini di Chieti e in particolare anche della regione Abruzzo una ottima possibilità per curarsi e per evitare di iniziare i famosi viaggi della speranza. Specializzato in chirurgia generale e vascolare, Aceto ha alle spalle più di 30 anni di attività, nel corso dei quali si è perfezionato in flebologia, laparoscopia, chirurgia pancreatica e bariatrica. Formazione continua e dedizione al proprio lavoro gli sono valse da sempre la riconoscenza dei pazienti che ancora oggi lo ringraziano. È una nomina che mi riempie di orgoglio, in quanto io sono un figlio di questa terra, di questa città. Sono nato a Chieti, qui a Chieti mi sono formato professionalmente, sono nato appunto nell'ospedale di Chieti, ho studiato qui, ho fatto due specializzazioni, ho fatto vari corsi in giro per il paese, per l'Italia, anche per l'Europa e finalmente oggi con questa nomina che mi ne orgoglisce e mi rende ancora di più teatino, uomo di questa città, posso dare un contributo a un bisogno fondamentale del cittadino, che è quello di essere curato. Spero di dare tante aspettative e tante possibilità a tanti cittadini di Chieti e anche fuori da Chieti e da questa regione.